Come ovvio, noi non dobbiamo guardare l'aspetto sentimentale, anzi, gli aspetti, diciamo, che denota purtroppo lo stile Bergoglio da poco insediato sono esattamente quelli tipici del cattocomunista, dell'egualitario, del pauperista, cioè. Quando la persona comune che adesso è incantata, ah che bello, paga il conto dell'albergo, ah che bello, mette la croce di ferro, Io eccetera. è Beh, già a queste immagini mi ero emozionato. certo, ma questo emoziona perché è un dato tradizionale, è il camino della Sistina che fuma col bianco e col nero. È normale, questo rientra nel rito antico, Fioravanzi, che è ovvio che emozioni. Invece l'aspetto miserabilista, cioè quando Bergoglio prende il cerimoniere e gli dice, che gli offre i paramenti, gli dice, guardi, cioè, se li metta lei, monsignore, dice, il carnevale è finito. Cioè, uno che ti dice che il carnevale sono i paramenti di Santa Madre Chiesa, quelli antichi, quelli che generazioni hanno costruito col loro sacrificio, con la Il fatto loro. che non voglia la croce d'oro ma abbia la croce di ferro, il fatto che rifiuti, rinunci a un anello piscatorio, il termine giusto, d'oro Piscatorio, ma lo piscatorio. voglia d'argento Sì. dorato. E il fatto che compri apposta i paramenti miserabilisti per non servirsi degli altri le pare invece normale? Cioè, voglio dire, siamo di fronte a una persona che ha appunto un odio da questo punto di vista verso la tradizione della Chiesa, verso i parati tradizionali, verso il fasto della Chiesa. Le faccio un esempio, forse potrà esserle chiaro, Cioè, le Fioravanzi. piace la chiesa fastosa e non la chiesa rivolta ai poveri? Non c'è il minimo dubbio che la Chiesa deve essere fastosa, ma la Chiesa Deve può essere esserlo. fastosa, ma anche vicina ai poveri lo stesso. È un'ideologia quella di Bergoglio, l'ideologia cristo-marxista è completamente diversa. Le dico due cose. Primo, San Carlo Borromeo, che credo fosse un esempio di Perché lo mettiamo da pastore. Gesù? Gesù il fasto non ce E dopo l'aveva. le dico anche un fatto riguardo a Gesù Cristo. Allora, San Carlo Borromeo, esempio di pastore, arcidiocesi di Milano, aveva la canottiera bucata. Ma i paramenti sopra che indossava erano fastosissimi. Per dire, io devo essere privatamente povero, perché la povertà è un dato di elezione, non è un fatto di avere più o meno soldi, è un atteggiamento spirituale. Ma quando sono vescovo, io devo avere tutto il fasto che la dignità di questa carica Beh, comporta. però mi sembra che sia che come È era vestito oggi. esattamente l'opposto che ha fatto Bergoglio, croce di ferro, paramenti miserabilisti, cioè tutto quanto, cioè quello che lui svilisce è il papato, non è la figura di Bergoglio, capisce? Se Bergoglio vuol fare privatamente la persona povera, mi sta bene, deve essere un fatto di elezione personale, ma come papa deve essere il pastore universale. Secondo esempio, Gesù Cristo con la Maddalena, quando gli veniva versato il profumo, no? E poi lei gli asciuga i piedi con i suoi capelli. Si fa avanti Giuda, che è esattamente il prototipo di questi personaggi che oggi dicono che bello l'aspetto miserabilista. E dice, Quindi io sono Giuda. No, eh sì, chi? Ma non sapeva Fioravanzi. Se ne è accorto adesso. no, io raramente mi hanno offeso così Allora, tanto, ma la no, lascio no, fare. ma è interessante No, vedere la lascio fare, devo il dire collegamento tra Fioravanzi e Giuda è interessante. che. Beh, posso dire, lei mi sembra fulminato completo, No, però, ma lei cioè, se no. io adesso sono Giuda, Lei ha sentito cosa ho detto? Ancora? francamente. L'episodio l'ha sentito? No, no, ma dico, ma. Allora, è il suo stesso ragionamento. Poi, Io e Giuda uguale, io vendo, tradisco. posso dire o non posso dire questa cosa? Certo. Se me la fa dire, vedrà che mi darà ragione. Ne dubito. Dice, ho capito, ma lei ha già il Ma pregiudizio, allora. diciamo, No, dice un'idiozia, cioè, siccome la dice scusi, su di me, posso giudicare con idiozia. no, l'idiozia è quella invece di chi non ascoltando neanche, dà già per No, lei preconcetto. mi paragona a Giuda, mi perdoni. Ma ho Cioè. detto che l'ha battuta, ma è ovvio che lei non ha tradito Ah, Gesù Cristo, no? cioè, Cioè, ma Fioravanzi, non con tutto il tradisco in non rispetto, tradisco in genere. cioè, non le do questa importanza di essere un Grazie, ma non traditore di tradisco in Nostro Signore genere, non Gesù sono Cristo. traditore in Il genere. ragionamento è lo stesso di Giuda, cioè quello che Giuda dice, chi è che ha comprato questo profumo? Non si poteva venderlo e ricavarne denaro da dare ai poveri? Sembra Non Bergoglio. sapevo la frase, ma. Vede che interessante. Sembra Bergoglio, sembra Fioravanzi, se volete più in piccolo. Sì, E no. assolutamente allora. Dice San Giovanni nel suo Vangelo, questo diceva Giuda perché era un ladro, e cioè perché non voleva riconoscere quello che invece si deve riconoscere a Gesù Cristo. E Gesù Cristo, commentando questa cosa, dice, i poveri li avrete sempre con me, con voi, io non sarò sempre con voi. Come a dire, fa bene questa donna, ha speso questa cifra per questo profumo per onorare me. E non per pensare ai poveri. I poveri li avrete sempre da sostenere, da sostentare, ma intanto quello che è di Dio è di Dio. Allora è questo che bisogna capire nel caso di Bergoglio o nel caso di questi miserabilisti, che Dio è Dio e quindi bisogna riconoscere quello che è suo. Poi si pensa anche al discorso dei poveri, ma se tu invece fai questa ideologia pauperista che si sovrappone a Dio, non sta bene.